Mauro, potresti gentilmente stare accanto a me? Sì. Grazie. Sono Mauro Fortini, presenzialista dei telegiornali. Dove ci sono i politici, dove ci sono le telecamere, da lontano 98, io ci sono sempre ai TG nazionali e anche regionali. Buongiorno, che giornata si aspetta oggi? Faccio questo lavoro per il record d'apparizioni, per il Guinness d'apparizioni, che in Italia, al mondo, non ce l'ha nessuno. Non credo che... Io ci sto quasi tutti i giorni, non dico tutti, ma quasi tutti i giorni. Ma da quanti anni è? Sono 21 anni, dal 98. Il problema ideale da risolvere, innanzitutto, è il problema di reclutamento degli insegnanti e del personale. Sempre presente, Mauro Fortini. Lo faccio io. Io praticamente quel lavoro è questo, quel lavoro che faccio. Però non guadagno nulla, però sto qui parenti fuori Roma, a Bracciano, che non pago affitto e mi aiutano, io aiuto loro, ho mia zia che è un po' invalida, quindi gli faccio i servizi, le commesse, queste cose qui, vado avanti. È un lavoro molto impegnativo, non è che ho iniziato proprio nel 98, questa è una cosa che già avevo da bambino, da ragazzo, perché io nel lontano 1976 mi ero iscritto come cameraman al Cine TV a Roma, solo che poi ho avuto dei problemi con la scuola, in famiglia, ho lasciato, però è una cosa che ce l'ho da dentro questo, apparire in televisione, capisci? Prima magari avevo studiato a mettermi dietro le telecamere, invece adesso da tanti anni faccio che mi metto davanti alle telecamere. E quindi è un lavoro molto impegnativo, perché tutte le mattine devo prendere l'agenda, cercare manifestazioni, appuntamenti politici, oppure se non c'è niente il giorno prima per il giorno dopo chiedo praticamente un consiglio ai giornalisti, no? Il famoso passaparola, che forse è il meglio di tutti. E così tutti i giorni sono sempre in campo e cerco. Tutti i politici e i giornalisti ti conoscono? Quasi tutti, credo di sì, anche se magari qualcuno fa finta di non conoscermi, però io ci sto sempre ai telegiornali, non manco mai. Magari se oggi non ci sto, non sono riuscito a fare un'inquadratura, ugualmente mi vedrò di repertorio, che ne so, ai vari telegiornali, comunque ci sto sempre. Io gli impegni ce n'ho tanti, però questo è molto più impegnativo. Io mi sto ristrutturando tutta casa con queste mie mani. E poi diciamo che io in questi ultimi 30 anni ho sempre assistito i miei genitori, erano vecchi, anziani, mi sono morti tutti e due tra le braccia, io prendevo l'accompagno, ero invalidi e quindi ho fatto anche quello come impegno. Ora non abito più al centro di Roma, mi sono trasferito a 40 km da Roma sul lago di Bracciano, sto con i parenti, che vivo con loro e do una mano anche a loro, loro danno una mano a me e così contribuisco la giornata.